bagno di folla, quasi 300 persone a Elice per la rituale festa degli anziani promossa dall'amministrazione comunale. Sindaco Gianfranco De Masis, un modo per salutare e dire grazie a tutte queste persone. Sì, effettivamente sono circa 300 persone, ma non è soltanto da quest'anno, ma ormai ogni anno la presenza è una presenza massiccia. È una festa che comunque è molto partecipata, fa piacere a loro partecipare, ma fa piacere anche a noi ovviamente, insomma, organizzare di queste giornate. È una giornata che unisce tutti quanti insieme, è proprio una festa di, diciamo così, di paese. Stamattina proprio il Don Maurizio, durante l'omelia, ha detto che questa, o dopo le comunioni, le cresime, è una delle feste più importanti del paese, e quindi noi ci teniamo in modo particolare, noi dell'amministrazione, a ringraziare tutti coloro che ovviamente partecipano per la loro presenza così massiccia. C'è anche un nonnino che festeggia 102 anni di vita in una festa che apre ufficialmente l'estate elicese. Tanti sono gli appuntamenti previsti, ad iniziare da due sagre che rappresentano davvero dei momenti fondamentali per l'estate elicese. Sì, ormai ci troviamo proprio all'inizio dell'estate, noi abbiamo due eventi molto importanti, come ormai sanno tutti, la Sagra della Scrippella e poi c'è la Sagra della Mugnaia insieme alla Rievocazione Medievale. Sono due sagre importanti, ovviamente quella di agosto, cioè la Rievocazione Medievale, è quella più sentita e è quella più partecipata. Inutile dire venite, partecipate, eccetera, perché comunque già lo sanno tutti, e le presenze ogni anno, non dico che raddoppio, ma comunque c'è una bellissima presenza. Sindaco, questo è il suo secondo mandato, come sta andando rispetto al primo? Secondo mandato, è ovvio che più esperienza si fa e più le cose magari migliorano, perché con l'esperienza si possono andare a correggere degli errori che sono stati fatti in precedenza. Ovviamente in questi momenti di crisi cerchiamo di fare il possibile, abbiamo realizzato diverse opere, ma tante altre dovranno essere realizzate. Ad esempio? Ad esempio stiamo puntando ormai a risistemare definitivamente tutte le strade comunali. Dobbiamo sistemare il cimitero, speriamo di sistemare definitivamente, restaurare definitivamente il castello, che è molto importante, riaprire la chiesa che è chiusa purtroppo in seguito all'ultimo sisma che c'è stato nel 2016, ottobre 2016, che è inagibile, però naturalmente ce la stiamo mettendo tutto, unendo le forze tra la chiesa e la regione. E quindi sicuramente, insomma, c'è ancora tanto altro a fare, ma noi non ci abbattiamo, no, e non molleremo mai.